Ciao a tutti ragazzi, sono Karma. In questo video, che si configura come video tutorial, vi illustrerò un programma che vi consentirà di accedere a molti siti torrent, quelli più famosi, molti dei quali sono stati oscurati in Italia, come ad esempio The Pirate Bay o Kickass Torrents. Se vi manca il buon vecchio Kickass Torrents e non sapete come fare a raggiungerlo, oppure i metodi che utilizzate sono alquanto macchinosi, come ad esempio connettersi al proxy eccetera, vi farò vedere un programma che vi consentirà di accedervi in modo molto semplice. La premessa è che dovete avere Mozilla Firefox installato e usarlo come sistema operativo per accedere a questi siti, perché il programma di cui vi sto parlando non è un vero e proprio programma, ma è un plugin per Firefox, quindi userà Firefox per navigare, insomma, su internet. Lo scaricate da un sito che vi lascerò in descrizione, o che magari non vi lascio in descrizione ma vi faccio vedere come si chiama. Si chiama semplicemente Pirate Browser, che è anche il nome del plugin. Cliccate sul primo risultato e qui vi viene spiegato anche come installarlo, che è davvero semplicissimo, e potete scaricarlo qui o con un magnet link, oppure con un torrent file, o con un più comodo archivio auto estraente, cioè che si estrae da solo. Poi voi avviate il programma di installazione, vi installerà questa cartella qui, Pirate Browser 0.6b, e voi semplicemente create un collegamento di start Pirate Browser. Io l'ho messo qui nella barra di Windows, lo avviate, si connetterà al network ed ecco che avremo l'opportunità di scegliere fra uno di tutti questi siti torrent. Il primo torrent che ci viene come pagina di default è The Pirate Bay, però qua ci sono tutti quelli disponibili. C'è questo, poi c'è Fenopi, H33T, ISOHunt, Kickass Torrent, come vedete eccolo qui in tutto il suo splendore, e poi tutti questi qui. Ok, per questo piccolo video tutorial è tutto. Bella la Karma.